Lorenzo Vlahovic, giustamente, dice Alex, è tremendamente forte, perché per chi ancora non sa di cosa stiamo parlando, vi invito ad andare a vedere l'ultimo video che ho pubblicato tra Instagram e TikTok, che è veramente molto molto carino e simpatico, quindi sì, assolutamente troppo forte Lorenzo Vlahovic. Soddisfatto del mercato fino ad ora. E, allora, ragionando dal punto di vista di innesti, sì, cioè di qualità degli innesti, sì, perché stiamo parlando di Pogba e Di Maria, che sono due campioni assoluti. Se stiamo parlando della quantità degli innesti, no, perché è vero che rimaniamo sempre nell'idea che Pogba e Di Maria sono fatti ma non fatti, perché non ci sono ancora ufficialità. Oggi, per dire, il Barcellona ha ufficializzato che sì, e Christensen nella stessa giornata. Sapevamo che erano trattative chiuse da tanto, sapevamo che aspettavano solamente di poterle ufficializzare, le chiusure di queste due trattative, e ora vedremo anche i vari Lewandowski e gente del genere, anche Di Maria stesso, no? Che si era parlato tanto di Barcellona, si diceva il Barcellona magari è interessato, Di Maria è molto interessato magari a giocare nel Barcellona, ma in questo momento non possono tesserare. Quindi io ribadisco, sì, Pogba e Di Maria sono trattative chiuse, aspettiamo le ufficialità e le conferme. Per quanto riguarda il valore assoluto dei calciatori, tanta roba. Per quanto riguarda numericamente i calciatori, secondo me siamo un po' indietro, perché le uscite sono superiori agli ingressi, no? Se consideriamo Pogba e Di Maria come ingressi e consideriamo Dybala, Chiellini, Bernardeschi, Morata invece come uscita. Quindi sicuramente in questo momento non siamo proprio numericamente a posto. Ecco, questo va detto. Stappi quello buono, se la beva via? Non bevo vino. Quindi non posso aprire una bottiglia di vino prelibata, prestigiosa, non mi piace, non bevo vino. Però una buona bottiglia di birra, ci compriamo una bella bottiglia di birra da, non lo so, 15 euro, basta che sia buona, e ce la stappiamo in live a fine mercato se riusciamo a cedere tanti di quei giocatori che in questo momento sono considerati fuori dal progetto tecnico. Ovviamente Rabiot non dico che sia considerato fuori dal progetto tecnico, perché non è vero. È considerato fuori dal mio progetto tecnico, dal mio personale. Tra l'altro, a tal proposito, voglio dirvi che vorrei aprire una raccolta fondi tramite Twitch, con le donazioni, con i bit, robe del genere, un numero tot di sub da raggiungere. In questo momento ve lo dico, siamo a 164 sub. Mi piacerebbe dire, arriviamo a 250 sub, una roba del genere, o 100 euro di donazione, una cosa così, compro una maglia della Juventus, quella da 100 euro, la compro, o di Alessandro, o di Rabiot, o del giocatore che sceglierete voi, con la quale poi andrò allo stadio quest'anno, con la quale faremo le live reaction, quindi ci metteremo addosso questa maglia di questo giocatore scelto da voi. Ci sta a fare una stupidata del genere, immaginatevi tutte le live reaction con la maglia di Alessandro. Quanto deve essere bella una roba del genere. E a tal proposito, Matt, vedi, si è abbonato, ottavo mese, non ci si ferma più, Matt, e questo è il primo passo verso la nave di Alessandro. Ora cerchiamo di capire come farla questa cosa, ma assolutamente cerchiamo di incastrare tutto. Mi è venuto in mente la settimana scorsa, poi sono stato a Roma, questi giorni non ho avuto tempo di ragionarci sopra, ma lo facciamo. Buonasera, buonasera anche a voi. Chi potrebbe venire come difensore? Allora, oggi l'avevo pubblicato su Instagram, che è tornato fuori anche un po' il nome di Gabriel dell'Arsenal. Vediamo, perché c'è sempre quel discorso legato ad Arthur, no? Anche Arthur Arsenal era stata una voce incastrata, ricorrente anche a gennaio dello scorso anno, ricorderete, no? Io temo che il discorso relativo ad Arthur sia complicato sull'uscita per un motivo, e cioè che, anzi, due motivi. Uno, ha ancora un valore residuo bilancio molto alto per quanto riguarda la Juve, e questo è il rischio quando vai a ipervalutare i giocatori all'interno di una valutazione, quindi crea una plusvalenza. Il secondo è l'ingaggio molto alto. La Juventus, secondo me, oggi si accontenterebbe di farlo uscire senza monetizzare la sua cessione, tanto più per liberare uno slot a centrocampo, e ce n'è grandissimo bisogno, perché noi abbiamo, vabbè, prima abbiamo parlato di Pogba, Di Maria, solo due ingressi, poi dobbiamo aggiungerci, se vogliamo, Gatti, che abbiamo comprato a gennaio, dobbiamo aggiungerci Fagioli, che rientra, però sono due giocatori che vengono dalla Serie B, che non hanno mai giocato la Serie A, quindi io ci andrei sempre con un po' i piedi di piombo prima di considerare titolari assoluti questi calciatori, con la speranza che lo possano diventare,
già in questa stagione, perché poi parte con delle gerarchie, inizio campionato, ragazzi, che tu non hai idea, ma nemmeno la Juve stessa ha idea, perché non ci sono dati attendibili, oggettivi, sui quali ragionare. Poi l'allenamento fatto bene, la partita fatta bene, e magari lo status di forma non eccelso di quello che consideravi titolare, la gerarchia si ribalta. Chi non cambia idea è uno stupido. Partendo da questo presupposto, cambiare idea è sinonimo di intelligenza. Non è che uno può partire dicendo mi sta sulle palle Fagioli e quindi spero che faccia male perché così ho ragione. No, se Fagioli farà bene, magari ruberà il posto a Pogba. Se Fagioli sarà così pimpante e così fresco e così è, e Pogba invece sarà, non c'è nessun problema. Ad oggi ti dico Pogba 10 categorie sopra Fagioli, però poi è il campo che te lo dimostra. Quindi ho fatto un esempio stupido, no, banale. Quindi anche Gatti per me non è pronto per essere il titolare della Juve, e ti dico servirà sicuramente un profilo diverso, può essere Koulibaly, può essere Bremer, può essere Gabriel, può essere Kimpembe, insomma possono essere questi qua che stiamo citando. Poi magari ce l'hai già in casa, ma non lo puoi sapere oggi. Il mercato della Juve cambia il umore giornalmente, addirittura si passa da un giorno top a ovviamente rallentamenti e trattative nulle. Spero che se De Ligt parta arrivano due, ok, aspetta un attimo, perché Rugani non può fare il quarto e Boni non è giovanissimo. Spero in Zaniolo, soprattutto Kostic, che sembra essere in un certo senso sparito. Ma Kostic secondo me non è sparito, cioè Kostic ci è stato dato, ragazzi, per tanto tempo vicino alla Juventus, ma senza un effettivo motivo. Nel senso, conta un interessamento per un calciatore, che può essere, attenzione, questo giocatore è interessante, ha vinto la finale di Europa League con l'Eintracht, è stato uno dei giocatori più interessanti dell'Eintracht nell'ultimo anno, è un giocatore in un ruolo che alla Juventus manca in questo momento, perché a sinistra siamo scoperti, è un giocatore che va in scadenza di contratto, perché no? Ma da qui a dire che c'è la trattativa per portarlo a Torino è una cosa diversa. L'altro giorno Romeo ha detto a me non è mai risultata una trattativa vera e propria per Kostic. Invece faccio un esempio banale, Gazzetta andava molto più spinta sotto questo punto di vista. Quindi chi è che ha ragione? C'è mai stata una trattativa sì o no? E allora se c'è stata si è arenata, o se non c'è stata inizierà? Non lo so, io ribadisco, secondo me Kostic è un buon giocatore da prendere, non tanto perché l'abbia visto giocare, io non ho idea di quanto sia forte Kostic, non lo so, ho visto i video, mi sono documentato, ho guardato dei numeri, ho guardato delle statistiche, sembrano interessanti, ma il mio motivo principale per prendere Kostic è l'unico nome che circola per quanto riguarda l'esterno sinistro. Ragazzi, non ce ne sono altri. No. Poi se mi dite Zaniolo lo può fare, Di Maria lo può fare, Chiesa lo può fare, allora sono d'accordo. Questo è un discorso. Ma naturale, esterno sinistro, alto, nella Juventus, oggi senza Chiesa non c'è nessuno. Prendiamo quella che vuoi, Vincenzo. Facciamo una cassa, sì, facciamo una cassa. Secondo te, con la voce anche di Neymar che non vuole rimanere a Parigi, e il nulla che hanno ottenuto in Europa da anni nonostante i nomi, sta perdendo a piedi il PSG? Allora, domanda interessante. Io ti dico, più la voce di Neymar che non vuole rimanere a Parigi, secondo me è il contrario, è viceversa. Perché si sta parlando tanto di PSG che non vorrebbe trattenere Neymar. Però io su Neymar faccio sempre un ragionamento, un discorso. Vi ricordate quando in quell'estate, mi pare 2017, Neymar passa dal Barcellona al PSG per una cifra record di quasi 200 milioni di euro e si diceva come si fa ad aggirare il fair play finanziario? Si era data una motivazione, no? Neymar era stato acquistato tramite uno sponsor che l'avrebbe reso uomo immagine dei mondiali in Qatar, mondiali invernali che si andranno a disputare a novembre di quest'anno, e questo sponsor avrebbe permesso di pagare il cartellino a Barcellona per poi farlo andare al PSG, sponsor incastrato col PSG, e quindi rimanere al PSG. Era un discorso per aggirare il fair play, le norme UEFA, tutte queste cose qua, il calcio che ci piace a noi, no? Il calcio veramente puro, fantastico, del petrodollari, quelle robe lì. Ok, quindi Neymar oggi è uomo immagine del mondiale in Qatar che si gioca a novembre. A me non sembra una furbata darlo via ora, a meno che il PSG non si sia reso conto che, adesso ne butto lì
alcune che si leggono spesso, che possono anche essere vere, non dico che non possano essere vere, cioè alcune, cioè carta canta, Neymar tutti gli anni salta tante partite, tante, per infortunio, perché vuole stare a casa, si è parlato tante volte di Neymar che vuole andare a carnevale, quindi si fa male casualmente tutte le volte che c'è carnevale, o si fa buttare fuori casualmente le partite prima del carnevale. Quante volte l'abbiamo sentita sta cosa? L'abbiamo sentita tante volte per tanti calciatori brasiliani, perché per loro il carnevale a Rio è inarrivabile, è una cosa allucinante. Quindi questa può essere la motivazione. Lo so, è banale, stupida, ve ne ho detta una al volo. Potrebbe essere così. Banalmente il PSG potrebbe non essere più interessato a garantire a Neymar uno stipendio faraonico perché vorrebbe metterlo su un altro calciatore o magari due calciatori. Ancora più banalmente, Mbappé, sì, io rinnovo, però cedete Neymar perché la star del PSG voglio essere io, non ci può più essere un altro su cui si puntano i riflettori, la star sono io. Cioè, ve le sto mettendo un po' tutte giù, e c'è Messi, tra l'altro. C'è i conti senza l'oste, però c'è anche Messi lì da loro. Insomma, ve le sto mettendo giù così, ma secondo me tutte possono essere veritiere, tutte possono essere confermate. Secondo me il PSG non sta perdendo appeal. Ma il PSG non sta perdendo appeal, perché il PSG banalmente è un club, ragazzi, che l'appeal se lo riguadagna a furia di assegni staccati, e l'abbiamo visto con Mbappé. Quanti potevano pensare a Mbappé ancora a Parigi? No, diciamolo sinceramente, cioè tiriamole fuori queste cose, diciamole tra di noi. Quanti? Io mi metto in prima fila tra i no. Io ero convinto che Mbappé potesse lasciare il PSG a parametro zero. Ero convinto. È successo? No. Era già d'accordo con Madrid. Cioè, confermato da tutti a Madrid. Confermato dallo stesso presidente la sera in cui vinca la Champions, Madrid. E non c'è andato. E perché non c'è andato? Perché gli è andato talmente tanti soldi che come fai a dire di no? E la pila è stato magicamente riguadagnato. Quindi, no, secondo me, banalmente no. Però è stata una bella domanda. No, non ho cambiato postazione, ho semplicemente messo un green screen che mi è arrivato oggi per provare un po'. Alle cose un po' particolari. Se De Ligt non dovesse partire, si farà un investimento in difesa? Perché secondo me Bonucci, Gatti, Rugani, oltre a De Ligt non sono abbastanza. Io penso proprio di sì. Guardate, vi dico, già questo quartetto di centrali che fai benissimo a sottolineare perché sono i nostri del momento, già questi per me non sono sufficienti. Perché la stessa difesa che avevi l'anno scorso, con tutti un anno in più, senza Chiellini, con un giocatore che non ha mai giocato in Serie A. E secondo me non è sufficiente. Quindi nella mia testa serve un centrale forte, oltre a questi che hai qua, con la cessione di Rugani. Se dai via De Ligt, vuol dire che te ne servono due, per forza di cose. È da qui che nasce la mia preoccupazione. Io vi dico, se mi dicono, cediamo De Ligt, ma ti facciamo due centrali di livello, allora sono anche dell'idea di dirti, vabbè, allora facciamolo. Se invece mi dici non cediamo De Ligt, allora non compriamo nessuno, non ci sto. Se mi dici cediamo De Ligt e ne prendiamo uno, non ci sto. Serve qualcosa di più. Ragazzi, questa non è la difesa con cui ti puoi presentare a inizio anno. Cioè, non lo è. E Bonucci te l'ha fatto vedere, che inizia ad avere i suoi anni. Rugani lo conosci, e Rugani, Gatti non lo conosci. E questo è il punto. Cioè, chi lascia la strada vecchia per quella nuova non sa mai quello che trova, sa solo quello che ha lasciato andare. E noi abbiamo lasciato andare Chiellini, che lo conosciamo bene, sappiamo anche, no, tutti i problemi relativi al fisico, però almeno Chiellini qualcosina ti dava, anche solo a livello di spogliatoio. Secondo me perdi tanto quest'anno, sia a livello sportivo, proprio in campo, ma Chiellini erano anni che non era più presentabile per essere titolare della Juve, a livello di leadership ancora di più. E allora quella leadership, se volevi trattenere De Ligt al 100%, potevi trasformarla in leadership con la fascia, o magari già da vice capitano, perché oggi la domanda è chi è il vice capitano della Juventus? Il capitano è Bonucci, ufficializzato da Allegri l'anno scorso. Vice capitano della Juventus chi è? Perché se devi andare in gerarchia di partite giocate, che è sempre stato quello che ti ha detto Allegri, probabilmente è Cuadrado, o Alessandro, o Szczęsny. Eppure tante volte abbiamo visto Danilo indossare la fascia sopra Szczęsny, quindi che cosa si sta utilizzando di gerarchia per capire chi è il capitano, vice capitano della Juve? Perché una volta si dice semplicemente le presenze continuative, una volta per il carisma, e non si capisce.
E quindi sì, secondo me serve un colpo in più. Serve un colpo in più di difesa. L'unica cosa che non sono soddisfatto del mercato è il tempo, nel senso che l'Inter ad esempio ha fatto tutto. Ecco, guarda, è quello lì che ti stavo dicendo. Guarda, prima volevo iniziare, infatti questo discorso poi mi sono un po' perso. Sì, sono d'accordo, è quello che ti dicevo. Per la qualità, io sono soddisfattissimo Pogba di Maria. Per la quantità no, ma anche perché mi sento un po' più indietro rispetto agli altri. Cioè banalmente, l'Inter e il Milan iniziano il ritiro oggi, mi pare. Cioè, oggi il Milan era già in campo, io ho visto dei video, il Milan era già in campo. E l'Inter ha fatto tanti colpi, l'Inter ha fatto davvero tanti colpi. E noi dobbiamo inseguire sia il Milan che l'Inter, ragazzi, perché noi siamo arrivati dietro 2 anni di fila a queste squadre. Quindi, per cercare di colmare il gap, io avrei giocato il fattore tempo. Fattore tempo nel senso mi metto più avanti degli altri, magari inizio, magari se non puoi prima insieme a quegli altri, invece no, noi iniziamo dopo, dobbiamo colmare un gap, dobbiamo cambiare metà squadra. L'unica risposta che mi sono dato è, avrebbe senso iniziare il ritiro oggi? La risposta è no. Non avrebbe senso iniziare il ritiro oggi, perché chi c'è? Oggi abbiamo visto Danilo, abbiamo visto Zaccaria, forse Chiesa, che però sappiamo come è messo, e magari tanti ragazzi. E su cosa lavori oggi? Oggi non puoi lavorare su niente, perché arrivano il 10, tanti giocatori, anche quelli nuovi. Allora la domanda è, perché non si è potuto fare prima? Io questa risposta non ce l'ho, Non ce l'ho, sono solo ragionamenti, sono chiacchiere che mi sono messo in testa. Però sì, sì. E poi vi dico, noi stiamo ragionando sull'Italia. Oggi l'Arsenal ha ufficializzato Gabriel Jesus, il Barcellona ha ufficializzato Kessié e Christensen, e vabbè, lasciamo da parte, ci concentriamoci sulla Premier, che sta trattando per lo stesso De Ligt, no? Il Manchester United sta trattando per De Jong, cioè sono giocatori, ragazzi, che diavolo, che sono giocatori veri. Il City ha preso Holland, ha preso... come si chiama il centrocampista, non me lo ricordo nemmeno il centrocampista come si chiama, quindi gli altri sono avanti, cioè sono avanti negli altri campionati, c'hanno i soldi. In Italia quella che si è messa più avanti di tutti è l'Inter, e secondo me l'Inter ha proprio ragionato come vi dicevo prima, sono arrivati quest'anno dietro al Milan, bene, e allora cosa hanno fatto? Si sono messi avanti per essere più avanti sfruttando il tempo, e l'hanno sfruttato. E hanno già ufficializzato 4-5 colpi. E non dico che la squadra dell'Inter sia finita, perché magari un paio di colpi ci possono ancora stare. Uno può essere appunto Dybala, però bene o male l'Inter c'è. Adesso si concentrerà sulle cessioni e poi valuterà se inserire altri giocatori nell'organico. Però l'Inter, secondo me, il fattore tempo l'ha sfruttato molto bene. Infatti, secondo me, c'è da fare i complimenti per come si sono mossi al 4 di luglio. Preferisci prendere Zaniolo o un top difensore come Koulibaly magari? Guarda, è un po' il video di oggi. In tanti non me l'hanno capito il video di oggi, Tanti mi hanno detto, ma perché non ti piace Zaniolo? Perché non vuoi Zaniolo? Io non ho mai detto questo, Mi ho detto che Zaniolo in determinate condizioni lo prendo perché è intrigante. Ma se oggi guardo la rosa della Juventus, non è assolutamente Zaniolo la mia priorità. Anche se pensare di fare Di Maria più Zaniolo mi manda in brodo di giuggiole. Mi sciolgo come neve al sole, perché è tanta roba, Di Maria più Zaniolo, ragazzi. Però... è la priorità della Juventus oggi il doppio colpo? Non dico nello stesso ruolo, ma forse sì? E allora forse no. Forse la priorità della Juventus è cedere De Ligt oggi. E ve lo dice uno che lo sapete, De Ligt non lo cederebbe. Ma ve lo ricordate, Ronaldo? Che anche qua, ragazzi, la gente mi dice, come fai a dire fulmine a ciel sereno di Ronaldo? Se ne voleva andare già a maggio? Ma certo che se ne voleva andare già a maggio, ragazzi, ma quella panchina di Bologna, ma non gridava vendetta? Dove vinciamo 4-1, ma quanto creava vendetta? Quanto lo sapevamo che lì si vendeva Ronaldo? E però non potete dirmi che Ronaldo non è andato via gli ultimi 3 giorni di mercato. Cioè, Ronaldo è andato via gli ultimi 3 giorni di mercato, e quello è stato un fulmine a ciel sereno. Voleva andare via? Sì, lo avevano capito bene o male tutti. Era andato via? No. Il fatto che oggi Ronaldo non si presenti agli allenamenti dello United è la storia che si ripete, ma questa volta si ripete in anticipo. E allora noi dobbiamo cercare di anticipare il momento, perché l'anno scorso non l'abbiamo anticipato il momento e l'abbiamo preso dove non batte il sole. Quindi oggi, secondo me, la priorità della Juventus è la cessione di De Ligt, perché da cedi De Ligt a non cedi De Ligt cambia tutto il mondo. È quello che devi fare. E se ho ben capito, tra un paio di settimane uscirà il primo. Guarda il profilo di Fede Marconi. Per me no, perché io non lo vedo lì, ma secondo me Allegri lo vede lì.
Non so per cosa, però va bene, va bene. Perché volete insultare me? Insultate altri. Sì, per me va via. Ma se va via non può andare via a fine luglio. Non può andare via a fine luglio. Anche perché, guarda, cerchiamo banalmente Juventus.com. Cerchiamo di capire se c'è una nota societaria per vedere che cosa ho scritto. Se una nota societaria per capire il calendario un attimo, anche quando partono per... intanto Ronaldo Mandragora a titolo definitivo alla Fiorentina. Ok. No, voglio leggere quando partono esattamente per Summer Tour. Guarda, leggi l'articolo. Juve on the road. Perfetto. 22, 26 e 30 luglio. Queste sono le date degli avversari. Ok, quindi vuol dire che dal 21 al 30 luglio la squadra sarà negli States. Ok? Dal 21 al 30 luglio. Oggi è il 4. Iniziano il 10, ci sono 10 giorni praticamente lì in mezzo. De Ligt non può andare via a fine luglio. Fine luglio De Ligt è in America con la Juventus a fare il tour. Quindi De Ligt, se va via da oggi ai prossimi 15 giorni, a star larghi, perché poi io il sostituto o i sostituti di De Ligt me li voglio portare in America. Anche perché poi finisce il 30 luglio, si torna in Italia il 1° d'agosto, ci sono 2 settimane di star campionato. Quindi oggi la priorità della Juventus per me è la cessione di De Ligt nell'arco di 15 giorni. Cioè non puoi andare tanto oltre. Se lo vendi, lo vendi entro 15 giorni. Se no è follia. Se no, banalmente è follia. Sei un figo. Questo emoticon mi dispiacerà un sacco rimuoverla nel caso. Ma anche qua, ragazzi, io ribadisco, la Juve poteva avere l'idea di Kostic, ma... secondo me non siamo mai andati davvero oltre questa cosa qui. Cioè, soltanto alcune fonti sono andate forti su Kostic. Speriamo che la notizia dell'ultima ora di Sky Sport Germania, visto che... Ah, attenzione, interesse del Bayern Monaco per De Ligt, e secondo loro gradisce il progetto e la destinazione, si possa scatenare un'asta col Chelsea. Ma guarda, ormai è chiaro, no? Cioè, anche prima, ragazzi, secondo te va via. Questa è la risposta. Cioè, ormai è chiaro. Cioè, la Juventus stessa... Facciamo un passo indietro. Perché arriva bene qualche settimana fa Tutto Sport ha fatto un'intervista dicendo De Ligt non si può trattenere chi non vuole rimanere, speriamo di alzarci in 3 soddisfatti dal tavolo delle trattative. Perché? Perché la Juventus voleva dire al mondo, è come quando apre la finestra e urli al mondo che De Ligt è sul mercato. Cioè la Juve ha voluto specificare questa cosa per fare in modo che i top club potessero allarmarsi. Me lo immagino, no? Direttore del Bayern Monaco che entra la mattina al centro sportivo del Bayern e mentre l'allenatore beve il caffè gli dice: oh, ma hai sentito? Arriva bene. Cioè, questi vendono De Ligt. Cioè, adesso ve la sto riassumendo all'osso, però questo è quello che succede. Cioè, si parlano, messaggino: oh, ma vendono De Ligt, cosa facciamo? Facciamo un'offerta, quanto offriamo? Poi Bayern Monaco, ragazzi, società molto attenta ai conti, non credo che possa essere la squadra che scatena un'asta. Ma lo dice la sua storia. In Inghilterra invece qualche soldino in più lo spendono e quindi vediamo, vediamo. È di un calciatore scarso, cioè scarso, di un calciatore che sicuramente ne ha vendute poche, tipo la maglia di Alexandro, dopo deciderete voi. Ma penso, ma guardate, Pogba di Maria, ogni secondo può essere quello buono. Cioè, adesso tanti dicevano Pogba intorno al 7-8. Per me ogni istante è buono. Per quanto me ne... Io non ho informazioni, ve lo dico secondo la mia idea. Per me ogni istante è buono. Vedete voi. Sì, anche perché Romero è stato molto chiaro, eh. Kostic, alternativa a Morata. Ma perché? Perché la Juventus ha allocato un certo tipo di budget per quel ruolo lì. Per un giocatore che non è il primo titolare, ma... giocatore interessante che possa far rifiatare Chiesa anche magari e quindi la Juventus magari c'ha in mente 15 milioni di euro per quel giocatore lì o magari la Juve ha anche provato a fare un'offerta all'Eintracht, ne ha chiesto 30, boh, non ci si sposta perché è lo stesso discorso di Morata Atletico. Ragazzi, Ken è una situazione troppo spinosa, a parte il fatto che ha deciso di andare via, a parte il fatto che non ha incantato quest'anno e per finire il fatto che la Juventus sta cercando un Miroslav Vlahovic di esperienza. Di
vogliono un giocatore fatto, finito, perché il giocatore titolare, il ragazzo, il classe 2000, il nato nuovo millennio, che gioca in attacco, è Vlahovic, ovviamente in attacco punta centrale. E tu non, cioè, immaginiamoci un attimo, per quanto sarebbe bellissimo un Ken che è il vice Vlahovic, perché è un CTP, perché conosce la Juve, perché è un ragazzo che può crescere ancora tanto e magari che possa essere anche deciso dalla panchina. Ken costa 40 milioni di euro. Non siamo una squadra oggi che si può permettere 80 milioni per l'attaccante titolare e 40 per la riserva. Non lo siamo, banalmente. Oggi non è possibile farla questa cosa. E banalmente, ancora più banalmente, Ken ti ha dimostrato che della panchina quasi nullo. Quasi nullo. Sì, un po' più fredda, un po' più fredda adesso. Kostic, Vlahovic, Di Maria, altrimenti... perché non dovrebbe essere, cioè non capisco perché dovrebbero essere incastrati in questo modo, cioè perché non Chiesa, Vlahovic, Di Maria o Chiesa, Vlahovic, Zaniolo. Non capisco perché devo incastrarli in questo modo strano. Anche perché poi in una stagione, se questi saranno i sei attaccanti della Juve, cambieranno sempre, no? Io non penso che la cessione di Vito la Juve prenderà due centrali, perché se si prendono Zaniolo per un altro difensore i soldi sono finiti. Ma in realtà pensaci un attimo, la Juve non ha speso niente, cioè Pogba zero, vabbè, ci sono le commissioni, ma quelle ci sono praticamente ogni trattativa. Pogba zero, Di Maria zero, Cambiaso si parla 5 milioni più eventualmente Dragusin se accetta il Genoa. Cioè, l'unico acquisto sarebbe Zaniolo, poi magari lo prendi in prestito biennale con obbligo di riscatto, paghi nemmeno niente adesso. Quindi secondo me la Juve deve fare un investimento grosso in difesa, se non via d'elite due grossi in difesa. E se si riesce, magari qualcosa sugli esterni, perché se poi parte Alexandro, allora ben venga, magari. Quindi, secondo me non... cioè, la Juve non sta facendo un mercato di super botte, di conti, di soldi sul tavolo. Non è questo, non lo so, in realtà, devo ancora decidere, non ho in mente niente. Ma il punto è sempre chi, secondo me. Siccome il punto è sempre chi? Non lo so, ho un po' paura. Di Bayer, c'è qualche giocatore del Bayer che vorresti incluso una trattativa o rimane solo su cash per diritto? Oddio. Giocatore del Bayer che vorrei, ce ne sono tantissimi. Sto ragionando più che altro sui ruoli dove siamo scoperti. Vedi, cioè, banalmente, noi non ci abbiamo nessuno a sinistra. E allora ti direi Kingsley Coman. Ma non tornerebbe mai da Juventus Coman. È andato al Bayern per giocarsi le sue carte e lì è diventato calciatore, ha deciso una finale di Champions, quindi Coman sarebbe perfetto, no? Ci manca un giocatore di sinistra, poi sappiamo bene anche Coman quanti infortuni si è portato via e quanto lo valuti Coman. Secondo me almeno 70-80 milioni lo valuti. Ci manca un terzino sinistro, ti direi Alfonso Davies, quanto costa Alfonso Davies? Te lo daranno mai? Quindi sì, ce ne sono, ma secondo me è difficile provare a incastrare degli scambi col Bayern Monaco molto più... cioè, sono anche giocatori che sono in una dimensione talmente più in alto in questo momento della Juve che è difficile che ti vengano a fare il giro inverso e vengano giù. Cioè, Kimmich, Goretzka, ce ne sono tantissimi, ragazzi, che sarebbe figo vedere, ma... insomma... non c'era nemmeno il mister, tra l'altro. Non c'era il mister, guarda, io sono stato in treno tutt'oggi, non sapevo neanche, questo l'ho imparato, ed è perfetto, c'è anche il mister. Autogestione. Anche perché non puoi spendere così tanto per due giocatori se devi fare tanti acquisti. No, ma infatti ti dico, la Juve, secondo me, colpi da super pagare li farà se uscirà De Ligt. Cioè, banalmente, se... facciamo finta. De Ligt rimane, prendi Zaniolo, prestito biennale con obbligo di riscatto a 50 milioni, e prendi Bremer, lo paghi 40. Hai speso 90, più Cambiaso 5, 95 milioni totali hai speso questo assetto di mercato, più vabbè, considera il riscatto di Chiesa che l'hai fatto per forza di cose, più le rate di Locatelli, più tutte le rate riazionate. Fatto sta che, facendo solo il succo del mercato di quest'anno, sono 95 milioni di euro che la Juve può spendere. Cioè, banalmente, l'anno scorso Locatelli più Ken sono stati 80, più che Aiorg, stati 80 e rotti. Quindi potrebbe anche aver senso. Poi se cedi De Ligt è ovvio che hai più potenza di fuoco. L'estate in cui cediamo Pogba, riscattiamo Cuadrado, compriamo Higuain, paghiamo la clausola di Pjanic, compriamo Benatia, testiamo a zero Dani Alves, 15 milioni per piazza. Pogba, avevi preso 100,
hai speso 170, 180, quindi hai tirato fuori dei soldini. Quest'anno è vero che le cessioni che hai fatto fino adesso sono 0 euro, però se poi esce d'elite, allora dopo i soldi li puoi spendere, secondo me. Ad oggi non mi immagino una Juve che vada a spendere così tanto, sono sincero. Poi se esce d'elite è un altro discorso. No, preoccupato no. Io l'unica cosa a cui tengo è il fatto che loro possono aver già fatto le visite mediche a Pogba e Di Maria. Cioè non vorrei, io ho questa paura, non tanto che possa stare trattativa, quanto più che possa venire fuori un problema per uno dei due. E quindi dopo sei obbligato a cambiare in corsa. Quindi spero che almeno su questo punto di vista sia stato... Io non dimenticherò mai Patrick Schick, ragazzi, o Biabiani al Milan, non mi dimenticherò mai. Ma sì, ma nel Bayern ce ne sono, tanti, Gnabry è uno di questi. Ok, giustamente, grazie, non mi veniva, in mente. Sì, ma infatti noi non possiamo, cioè, intendiamoci, noi non possiamo basarci sulle big europee in questo momento. Cioè, se oggi la Juventus ragiona sulle big europee, sta facendo un peccato incredibile. Un peccato incredibile. Perché non è la sua dimensione oggi. Oggi la Juventus non è pronta per quella roba lì. Non è pronta. Tra l'altro, prima eravamo sul sito della Juve, c'è stato l'ufficialità di Mandragora, come mi sono dimenticato di leggere. Ronaldo Mandragora alla Fiorentina, titolo definitivo. Ufficiale, Ronaldo Mandragora, nuovo calciatore alla Fiorentina. Centrocampista napoletano, classe 97, arrivato a Torino nel 2016, poi bla 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 bla. Vediamo il PDF. Ceduto a 8,2 milioni pagati in tre esercizi, perché la Juve paga Locatelli, Arat, solo la Juve, no? Solo la Juve. Che potrà essere incrementato nel corso della durata del contratto di 1 milione di euro, quindi 9,2. A raggiungimento di specifici obiettivi, questi dovrebbero essere abbastanza facili. E c'è una minusvalenza di 1,3 milioni, quindi la Juventus che fa una minusvalenza piccola, piccolissima, ma intanto un po' di soldini freschi se li porta a casa con la cessione di Mandragora. Qualcosina, sì. Se siamo indietro col mercato è colpa dell'attesa lasciata di Maria. Ah, può essere, sì, può essere assolutamente uno dei motivi. Cioè, se rimane in vantaggio sul Bayern, perdete. Ma guarda, sì, guarda, sono contentissimo che Romeo magari abbia detto questa cosa qui. Io, come dicevo prima, non mi vedo tanto il Bayern Monaco, la squadra che partecipa all'asta, cioè magari si informa perché diavolo uno come De Ligt, te lo lasci scappare l'opportunità anche solo di trattare uno come De Ligt. No, no, ci provi, ti informi. Ciao, io sono il Bayer, cosa costa? 100, grazie, ciao. Me la immagino una roba di questo tipo, tipo ma voi siete matti, cioè il Bayern Monaco gli avrà detto voi siete matti. Secondo te perché la Juve non fa acquisti senza la cessione d'Elite? Eppure abbiamo venduto Demiral a 20, Mandragora a 10, Vrigna a 4, Muller a 5, siamo fatti... Allora sì, ragionate sempre che non stiamo giocando a FIFA. Cioè, non è che la Juve apre il sacco e prende i 20 di Mandragora e li mette nel sacco, i 10, i 20 di Demiral li mette nel sacco, 10 di Mandragora, i 4 di Vrigna, i 5 di Muller, non è che li mette tutti lì e poi dice, bene, abbiamo ricavato 40, possiamo spendere 40. Non è così. La Juventus va a fare dei costi di gestione annui, ragionano sul fatto che tra ingaggio e ammortamento del cartellino ogni anno quel giocatore ti costa tot milioni di euro e poi di conseguenza cerca di capire quanto è sostenibile quella determinata operazione. Perché l'operazione Ronaldo sembrava insostenibile? Perché stavamo parlando di 4 anni di contratto per Ronaldo a 100 milioni di euro di cartellino, quindi ogni anno 100 milioni diviso 4 fa 25 milioni di euro di ammortamento. Ogni anno il cartellino di Ronaldo costava 25 milioni di euro. Più l'ingaggio, 32 milioni di euro netti, senza decreto crescita, per 2,64 ogni anno. Quindi 64 più 25, che fa 89. Sono 90 milioni di euro all'anno. Ogni anno di Ronaldo, la Juventus ha dovuto pagare 90 milioni di euro all'anno. 3 per 9 è 27. L'anno scorso l'ha ceduto. Quindi si è risparmiata 62 milioni di euro di stipendio, c'erano 25 milioni di cartellino e per non fare minusvalenza la Juve doveva venderlo a 25 milioni. Non l'ha fatto, l'ha venduto a 15, ha fatto minusvalenza di 10, ma si è alleggerita di 60 milioni di costi a bilancio di stipendio di Ronaldo.
e quei 60 milioni di Ronaldo sono stati una boccata d'aria fresca per la Juventus incredibile, perché poi ha avuto la possibilità, magari con quei 60 milioni, di andare a pagare Vlahovic alla Fiorentina, di cartellino. E lo stipendio di Vlahovic l'ha pagata all'uscita di Ramsey, perché Ramsey per la seconda parte di stagione avrebbe dovuto prendere 3,5 milioni di euro, che è la metà di 7, poi considerate che lì c'era il decreto crescita, quindi non è proprio così, però la Juventus, cedendo Ramsey, ha pagato lo stipendio di Vlahovic quasi nella seconda parte di stagione. Quindi è così che devi ragionare quando parli dei calciatori. Dovresti farti una tabellina. Io adesso tanti ce li ho a memoria, perché ormai parlando tante volte di queste cose qui, sai quanti anni sono alla Juventus, quanto li hanno pagati, quanto è l'ammortamento, quanto è lo stipendio, ma è così che devi ragionare. Banalmente, il non rinnovo di Dybala. Dybala era il giocatore che ti costava di più da mantenere all'interno della rosa della Juventus l'anno scorso. Perché? Perché non aveva il decreto crescita. Ed era un giocatore quasi più pagato alla rosa, il più pagato è d'Elite, che però aveva il decreto crescita, e quello faceva tutta la differenza del mondo. Quindi Dybala era il giocatore che la Juventus costava di più da mantenere. Coi soldi di Dybala, fai conto che lo stipendio di Dybala e lo stipendio di Bernardeschi insieme paga lo stipendio di Pogba e di Di Maria insieme. E quindi la Juventus ha deciso di dirottare i costi di gestione di questi due calciatori su altri due calciatori. Quelli di Ronaldo non posso nemmeno dirti che li hai dirottati da qualche altra parte, erano insostenibili. Cioè erano diventati insostenibili con Covid e quant'altro. E poi erano costi di gestione completamente diversi da tutti quegli altri calciatori che ci sono. Ma banalmente anche ora mi sa che Ronaldo è il più pagato alla Premier League, eh? Livello di ingaggio della Premier League, mi sa. Se non vado errato, con secondo Kevin De Bruyne, che guadagna, non dico la metà perché non è vero, ma sa che Ronaldo guadagna 30 e De Bruyne 20, una roba del genere. Poi ora prendetelo con le pinze, devo informarmi, ma mi sembra una roba di questo tipo. E, mi sembra 60. Beh, 60 in complessivo, poi magari avevi già dato qualcosa, sì, comunque sì. Ad ogni modo, ecco, vedi, banalmente magari quei 40 sono stati messi su Chiesa, cioè potrebbe essere anche così. Secondo me Ala, Zaniolo. Zaniolo è un'ala, poi che possa giocare anche in altre posizioni, sì, sono d'accordo. Vedi l'audio in anticipo o non lo so, non ne ho idea, spero che non sia così per tutti. Guarda, ti giuro che Chiesa 7 mi gasa tantissimo. Io mi ero già dichiarato, non dico contrario perché è brutto, ma non favorevole a Chiesa 10, perché Chiesa non è un 10, nemmeno Pogba lo è. E io sono sempre dell'idea, ne ho già parlato in un video su YouTube, che Pogba la 10 l'ha già usata, decido di andare via, sacrosanto, legittimo, sono contentissimo del suo ritorno dopo 6 anni, però non gli darei la 10. La 10 te la devi riguadagnare, non è che se l'hai indossata un anno perché magari te la meritai in quel momento, allora poi tu hai di diritto per sempre. No, tu hai fatto una scelta, una decisione. Stesso Bonucci, non c'è andato al Milan, scelta sacrosanta, tornati dietro, altra scelta sacrosanta, io non lo sento più capitano. Pogba non lo sentirei più 10, poi è ovvio che Pogba 10 mi gasa, perché e Pogba 10, cioè, ce l'avevo anche dell'altra maglia, e questa è una maglia nera stratosferica, che lì Pogba 10 è proprio la morte sua. Però, non mi fa impazzire come cosa. Non mi fa impazzire come cosa che uno possa mettersi la 10, andare via, tornare e riprendere la 10. Poi c'è di mezzo Adidas, mi sa che Pogba è sponsor Adidas, quindi magari... Però non mi fa impazzire. Chiesa 7 invece mi gasa tanto, che è un 7. Oddio, non ne ho la più pallida idea nemmeno io. Ti chiedo scusa, non sono preparato a rispondere a questa domanda. Sì, lo aveva detto in francese, tipo... Io non so francese, non ho mai fatto francese, che è cesta video, quindi è un video. Io ho capito se è un figo, ma ormai ha detto se è un figo, cioè ormai nella testa di tutti è così. Sì, probabilmente così. Per quanto alcuni spaventa, a me gasa che lavori in silenzio e poi cacci svariati colpi. La Juve dici, ma silenzio, mi sembra che sia Pogba che Di Maria siano stati ampiamente pronosticati dagli addetti ai lavori. Poi la gestione di Di Maria, secondo me, rimane terrificante. Pogba, bene o male, tutti erano uniformi su nome Pogba da almeno un mese a questa parte, tutti tranquilli. Quindi sarei veramente sorpreso di un mancato arrivo di Pogba, devo dire la verità. Sì, beh, in realtà, cioè, considerate che, come abbiamo detto prima, ogni anno
hai dei costi di ammortamento e quindi ogni anno tiri fuori dei soldi. Cioè, è difficile che ci sia una trattativa che si conclude con un calciatore che costa 50 milioni di euro, la società che ti dà 50 milioni di euro. Tante volte, quasi sempre, i pagamenti sono dilazionati per non gravare troppo su un bilancio, per spalmarli su determinati bilanci. E poi, come nel caso di Mandragora oggi, per dire, la Juventus si toglie l'ultima parte a bilancio di Mandragora e la può investire da qualche altra parte. Poi c'è stata la minusvalenza, sì, certo, ma parliamo di 1 milione di euro. Si può sopravvivere, decisamente peggio farne 10 di minusvalenza con Cristiano Ronaldo. Poi ovvio che ti liberi tutta l'altra parte di stipendio, siamo d'accordo. Però è difficile che una società, se ti compra il giocatore, cioè banalmente, se De Ligt va via a 100 milioni di euro, io non mi aspetto il Chelsea che arriva col bonifico da 100 milioni di euro. No, fa un contratto quinquennale, te ne darà 20 all'anno, una roba del genere. Ma guarda, io queste cose ci faccio poco, cioè non mi importa particolarmente. Mi interessa che i giocatori siano nella zona di campo più confortevole per la loro qualità, semplicemente. Ho letto un po' di Firmino, ma secondo me, ragazzi, Firmino non può essere come... Anche perché se era Firmino deve giocare, cioè Firmino non può venire a fare il vice Vlahovic. Cioè Firmino è un giocatore fantastico, insieme a Vlahovic mi piacerebbe tanto, però allora ti dico... Firmino, Chiesa, Vlahovic, Zaniolo, Di Maria e Quadrado, aggiungiamoci Quadrado e Sulé se vogliamo. Cioè, puoi giocare 4-3-3, devi giocare 4-2-3-1 per forza di cose, hai troppi giocatori davanti dopo, per forza di cose. Secondo te la Juve riuscirà a prendere Zaniolo dando via Arthur come contropartita solo per soldi? Mi auguro con una contropartita, non penso che sia Arthur però, non penso che possa essere Arthur. Sì, ecco, esatto, dicevamo prima del Bayern Monaco, sì, ma ragazzi, ma non mi sembrano nomi, non mi sembrano nomi. Ma no, ma non è che la gufo, cioè, ragazzi, se voi siete tranquilli che passa le visite mediche, cioè io stesso sono tranquillo che passino le visite mediche, cioè, intendiamoci, io sono dell'idea che Pogba e Di Maria l'anno prossimo giocherà nella Juve. Io penso questa cosa qui. Però non posso dirti che c'è il 258% di probabilità che questo accada, perché gli imprevisti purtroppo capitano, come capitano in campo, come capitano nella vita di tutti i giorni. Cioè, vi è mai capitato di andare a fare la visita medica, medico-sportiva, e vi dicono no, c'è un soffio al cuore, non ti do l'idoneità, allora vai a fare gli esami, bla bla bla. Succede a tutti, ma poi, cioè, ovvio, stiamo parlando di noi, che non sei niente più dei professionisti, quindi è molto più probabile che la passino loro, però... Ragazzi, l'anno scorso Aguero ha smesso di giocare a pallone. Cioè, Eriksen ormai muore in campo. Quindi, occhio, attenzione, ecco. Giusto anche prendere in considerazione queste cose qua. Con la vendita di Lidl arriveranno due difensori o solo uno? Direi che... ma questo abbiamo già... Ragazzi, abbiamo già risposto a queste domande sulla difesa. Abbiamo già parlato tanto sui difensori. Ecco, invece, per farvi nomi... Faccio un po' più fatica. Allora, tanti mi state dicendo Pau Torres. Sarà che ci ha fatto gol in Champions, ci ha eliminato, quindi dite voi. Tradizione millenaria. Ci portiamo a casa. Koundé non so chi sia. Non ho la più pallida idea di chi sia. Ok. Siamo lì, allora Cristiano è il primo. Sì, ma ragazzi, io faccio un po' fatica a farvi dei nomi. Cioè... Io guardo tanto il calcio in Italia. Ho fatto un video di Diaz l'altro giorno. Ho fatto un video in cui parlavamo appunto dei 5 difensori in Serie A migliori che l'Juventus potrebbe comprare al posto di De Ligt più 2 bonus. Se andate a vedere sul numero 10, nella sezione media, c'è appunto questo video che ho creato l'altro giorno. E andatevelo a vedere, magari così vi fate un'idea di quelli che sono in Serie A i giocatori che gradisco di più. Ah, buonasera a lei, dottore. Buonasera a lei. Ciao. Ti sta piacendo il muro che sta alzando la Juve? Ok. Deve finire questa storia che la Serie A viene vista come loro spin della Premier. Ah, beh, non finirà mai, ragazzi. Questa non finirà. Cioè, mai. Mai è una parola grossa. Mai è una parola grossa. Io sono un po' negativo qua. Io qua sono un po' negativo. Cioè, forse pessimista è la parola più grande. Io credo, ma è una parola grossa, ma da qui ai prossimi 10-15 anni che sarà sempre peggio.
cioè ci sarà un dislivello sempre più grande tra la Serie A, attenzione, non le, tutte le squadre di Serie A, tra la Serie A, Lega Serie A e la Premier League, che sarà sempre peggio. Che non significa che non ci sarà la possibilità di un'italiana di battere un inglese magari in Champions, magari ci sarà una finale di Champions, italiana contro inglese vince l'italiana. Ma questo non significa che la Serie A poi sia meglio della Premier. No, attenzione, noi abbiamo troppi problemi nel calcio italiano, troppi. Dagli stadi di proprietà, alla valutazione dei calciatori, al poco coraggio che magari c'è nel lanciare i giovani. C'è da cambiare tante cose nel movimento. Cioè, anche perché in questo momento in cui non abbiamo soldi, devi buttare su qualcosa che magari non era mai funzionato in precedenza. Cioè, ti faccio un caso emblematico che io non avrei mai pensato, mai pensato, e invece se accadrà, mi lascio sempre una possibilità che possa accadere, se accadrà godrò come un maialino nel fango, sudato. Miretti. Ero convintissimo che sarebbe andato a giocare in Serie B per continuare quel percorso dalla C alla B, poi l'anno prossimo vediamo in A. Miretti sembra che rimarrà la Juventus. Che attenzione, non ti sto dicendo Miretti sarà titolare, Miretti nuovo Pirlo, Miretti è un fenomeno, Miretti le giocherà 40 volte, no, ti sto dicendo Miretti dalla C passa alla A, prima squadra Juventus. Questa è un'inversione di tendenza fortissima, che non può passare sotto banco, sotto traccia. Questa è un'inversione di tendenza allucinante, fantastica. Miretti spaccherà Serie A? Sarà... Secondo me no. Secondo me troverà poco spazio l'anno prossimo. Ma già il fatto che sarà prima squadra Juventus, dopo un anno di C, mi gasa terribilmente. Ed è l'inversione di tendenza che ci serve. È quel coraggio in più. Oggi ho detto una cosa forte nel video, ne parlavo ieri con Chino, che gli ho detto, ragazzi, ma gli ho detto, Chino, ma io non ne posso più di ragionare su Arthur è invendibile perché prende troppo, Rabiot è invendibile perché prende troppo, McKennie si potrebbe tenere come no perché se arriva sul mercato l'offerta lo cedi, allora perché non convince, forse sì, forse no. Hai Rovella, Miretti e Fagioli. Quanto peggio possono essere dei tanti che sono circolati nel nostro centrocampo per questi anni in cui abbiamo fatto male? Magari tanto, magari poco, non lo so. Io oggi proverei con coraggio a tenere Pogba, Locatelli, Zaccaria, titolari, Miretti, Fagioli e Rovella che possano subentrare. Poi magari mi dici, guarda, un po' pericoloso, non ti dico di partire, che oggi lo decidi, oh boh, è così, però ti dico, tienili lì, ti guardi il ritiro, accetti le offerte che ti arrivano per quegli altri se te ne arrivano, se non ti arrivano, Rabiot scade l'anno prossimo, Rabiot scade, che problema c'è? Arthur, anche l'anno scorso al gennaio, visto che non giocava, ha chiesto di andare via, e probabilmente andrà via già quest'estate. McKennie è uno che, se non arriva l'offerta grossa, me lo tengo volentieri. E allora torna fuori il discorso di prima, secondo me Miretti non ne giocherà così tante perché comunque c'è anche competizione. Però perché oggi devo privarmi di questi tre ragazzi che a modo loro uno o l'altro hanno caratteristiche interessanti? Io mi privo di quegli altri prima di questi. Sì, vabbè, qua stiamo andando nel multiverso, secondo me. Ah sì? Ah, non lo sapevo. Ma mi dite dove gioca questo signore che non ho mai sentito nominare? Attenzione, sentiamo un attimo. Ho paura, io ho sempre paura di questi ragazzi, ma voi non avete idea. Nei direct di Instagram in privato mi scrivete sempre delle cose strane, che avete delle fonti, bla 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 bla. Leggiamo. Un collega di mio padre, commercialista, è un sindaco effettivo nella Juve. Cos'è un sindaco effettivo nella Juve? Puoi cercarlo sul sito Juve, si chiama Alessandro Forte. Alessandro Forte Juve. Vediamolo un attimo. Cos'è un sindaco effettivo? C'è scritto proprio sindaco effettivo, eh? Vabbè, me lo studierò. Sindaco effettivo.
E gli ha detto che quest'estate la Juve avrebbe fatto colpi importanti. Trovo una bella notizia. Come ha detto mio padre, lui ha detto colpi importanti, ma non tanti. No, è impossibile. 3-4 è impossibile. Sono usciti 3-4 solo adesso. E comunque grazie, perché mi ha insegnato una cosa che non sapevo. Non ho idea di cosa sia un sindaco effettivo. Pautore, se lo seguo già un po'. Ma ditemi dove gioca Koundé. Ditemelo, vi prego. Aiuto. Devo dire che è molto forte. Inutile dire come entrambi non siano a livello di Delitto e che l'ideale sarebbe prendere tutti e due, ma questo non muore in testa. Molto bene. Sono contento che costino solo quegli altri. I nostri no. Tu credi che quest'anno possiamo arrivare secondi, magari primi? Oggi faccio un po' fatica a dirtelo, perché non ho idea di quale sarà la rosa della Juventus adesso o l'anno prossimo, delle altre. Oggi è un po' presto, oggi è un po' presto. Ma a mercato chiuso te lo dirò tranquillamente. Il calciatore ha una tassazione diversa per ingaggi di diritti d'immagine. Ma sì, ma banalmente sui diritti televisivi, ragazzi, sono vergognosi la differenza tra Serie A e Premier. Parlavamo ieri sera, eravamo io, Chino Mastrangelo e ZW Jackson. E abbiamo affrontato questo discorso qua delle differenze Premier-Serie A. E sono imbarazzanti queste cose. Sindacampo, non so se ne hai già parlato. In questo momento, sì, pochi secondi fa. Prima considerazione, come vedo Locatelli da regista? Secondo me è ottimo, in fase difensiva è una buona visione. Vista la difficoltà a vendere, sarà difficile fare altri acquisti ora. Daresti invece fiducia come riserva almeno 2-3 giovani? Allora, seconda domanda, ti ho già risposto. Io credo che oggi non esista più il regista nel calcio, cioè il regista classico non esiste più, esisterà quando verrà fuori un nuovo Andrea Pirlo, ma banalmente concentriamoci su Real Madrid Liverpool, che è stata l'ultima finale di Champions League, no? E giocavano entrambi 4-3-3, quindi con un centrocampo a tre tutte e due. Il regista solitamente un uomo che gioca davanti alla difesa. Chi giocava davanti alla difesa nelle due squadre? Fabinho da una parte, Casemiro dall'altra. Sono registi? No. Hanno delle mezzali di costruzione entrambe? Sì, perché hanno Kroos e Modric in Real, e Henderson non è proprio quello, ma sicuramente Thiago Alcantara lo è. Quindi il regista di una volta oggi è la mezzala di costruzione. È difficile avere un regista vero e proprio. Ad Allegri piace avere un giocatore tecnico davanti alla difesa, ci mette Locatelli, che non è un regista. Però quella posizione lì, secondo me, Locatelli la può fare. Anzi, vi dico, secondo me Locatelli ha delle caratteristiche per essere interessantissimo come pivot, quindi giocatore basso per Allegri. Però Locatelli non è un regista. Non lo è, cioè forse l'ultimo regista vero che abbiamo in giro adesso è Jorginho, ma sì, non lo è. Guarda, perfetto, ti sto dicendo, l'abbiamo già detto anche noi. Teresti e Rabiot a centrocampo, vabbè, ognuno c'ha. Oh, finalmente ora so chi sei, grazie, ho imparato due cose nuove oggi, un sindaco effettivo e Koundé, dove gioca. Secondo te il vero mercato della Juve, con vero mercato intendi quello con i veri inserimenti di denaro, inizierà dopo aver sfociato? Sì, assolutamente. Poi il problema è quando arriveranno queste offerte per i centrocampisti, punto di domanda, perché il rischio è che arrivino poi più tardi e quindi dopo rimani fregato sotto questo punto di vista. Si vedono un paio di stagioni, tra l'altro sono andato al Chelsea più volte prima che si cominciasse a parlare di Delitto, quindi è una alternativa all'altro e magari il Chelsea vuole con una scorciatoia saltare uno step e cercare di prendere il giocatore che in questo momento magari è già un po' più pronto, quindi vediamo. Ultima, cosa ne pensi dell'attacco? Per essere competitivi in tre competizioni con 4-3-3 saranno almeno 7 giocatori tra gli attaccanti, al momento se Kean dovesse andare bene avremo solo 4. Chiesa, Vlahovic, Maria Quadrado, di cui 2 oltre 30 anni non di ritorno hanno crociato. Sì, sono d'accordo e infatti ribadisco, serve un esterno sinistro a centrocampo, serve un vice Vlahovic e sono già due in più, e il terzo può essere Zaniolo. Io li avevo chiamati Jolly, secondo me per dire Kostic e Zaniolo sono Jolly, perché possono giocare un po', possono ricoprire almeno due ruoli, Kostic per dire può fare il tutta fascia e l'ala, Zaniolo può fare il trequartista, può fare l'ala, può fare la mezzala, più il vice Vlahovic, quindi sì, sono d'accordo, Chiesa, Vlahovic, Maria, Quadrado, Kostic, Zaniolo e Dzeko, a me non interessa se sono due, tre, ultra trentenni, io ragiono sull'età media della squadra, e ovviamente se poi a centrocampo mi tieni i ragazzi che abbiamo parlato prima, l'età media si abbassa, con Gatti l'età media si abbassa e robe del genere, diventa molto molto interessante. Ecco, quei 7 che ti ho detto secondo me sono un buon parco attaccanti e ne sarei soddisfatto. Aggiungo, Sule? Dov'è? Cioè, lo tieni? Non lo tieni? Qual è l'idea della Juventus su Sule? Qual è il livello di Sule nella testa della Juventus? Punto di domanda e con questo chiudiamo il tutto.